Caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. È accaduto realmente a Livorno. Il parroco ha detto testualmente, senza perifrasi edulcoranti, che Bergoglio è un usurpatore sic. Questa è la formula impiegata dal parroco di Livorno, che è stato prontamente scomunicato, e ha detto altresì che se ne vanta. Ora, questa vicenda è emblematica. Dopo Don Alessandro Minutella, altre voci nella Chiesa si ergono contro la governance, per usare un termine neoliberale, la governance di Bergoglio. Anche all'interno della Chiesa, evidentemente, si inizia a percepire che qualcosa non funziona sotto Bergoglio. Come ho cercato di chiarire nel mio libro La fine del cristianesimo, Bergoglio non è il Papa. Da che Papa rimase Ratzinger anche dopo il 2013, da che la sua declaratio non fu una rinunzia, ma fu l'annuncio della sede impedita, da che Ratzinger trattenne il munus presso di sé, custodendolo, rinunziando al ministerium e quindi lasciandosi mettere in sede impedita, sicché l'elezione di Bergoglio fu invalida e tecnicamente, per usare un termine del diritto canonico, Bergoglio è un antipapa. Ed è ciò che ha detto testualmente anche il parroco di Livorno, che è stato prontamente scomunicato. Ma Bergoglio non era tra l'altro il papa del dialogo e della misericordia? Sembra di no, evidentemente, dato che ha scomunicato già Don Alessandro Minutella, adesso il parroco di Livorno, e non ha mai nemmeno risposto ai dubbi che i cardinali avevano sollevato in relazione alla sua amoris letizia. Insomma, un poco alla volta forse la verità inizia ad affiorare. Poiché, come scriveva l'antico Seneca, la verità, anche se sommersa, alla fine viene a galla.